Grazie signor Presidente, signori del Consiglio e della Commissione. L'inizio naturalmente dei negoziati di adesione dell'Islanda è un'altra tappa del processo di integrazione europea. Parliamo di un paese che da anni ormai sigla accordi di partenariato con l'Unione, aderito a Schengen nel 1996, è uno dei membri fondatori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Islanda ha dimostrato finora di rispettare molti criteri di adesione, anche se rimangono alcuni aspetti da migliorare. Penso, come è stato detto dal relatore, l'onorevole Preda, al sistema giudiziario. È importante che l'Islanda adotti meccanismi chiari al fine di assicurare l'indipendenza della magistratura, risolvendo il problema della nomina di giudici, pubblici ministeri e supreme autorità giudiziarie. Il governo islandese deve comunque impegnarsi di più, è il popolo islandese a dover essere convinto di voler partecipare alla sfida europea. Restano da definire naturalmente alcuni aspetti, uno è quello relativo alla caccia alla balena. La conferenza di Agadir del 25 giugno scorso ha confermato la moratoria, l'Islanda deve uniformarsi a questa decisione, fermare anche la caccia a fini scientifici, che spesso, dietro la quale spesso si nasconde una caccia comunque a scopi commerciali. Infine rimane un punto sul quale credo debba esservi una maggiore convinzione da parte del Parlamento europeo. Mi riferisco al caso iSave, che ha messo in luce la necessità in quel paese di una buona legge sul conflitto di interessi. La fase dei negoziati può cominciare, signor Presidente, per ribadire che l'Europa non è un'area geografica, non è un sistema chiuso. I paesi confinanti con l'Unione possono, se lo vogliono e se si adeguano, partecipare alla realizzazione, alla costruzione del progetto europeo. Grazie.